adesso dove ci porta il nostro documentario? Ora andiamo insieme a Riccardo Barbieri a scoprire la zona di Alghero, in particolare la penisola di Capo Caccia, dalla bellezza struggente in questo bel documentario che guardiamo insieme. Oggi sono in visita a Barceloneta, splendida città di 43.000 abitanti che affaccia sul Mediterraneo. La piccola Barcellona è italianissima ed è meglio conosciuta con il suo nome italico di Alghero. La famosa cittadina del nord della Sardegna ha legami con la Spagna, che vanno ben oltre il nome e che affondano le radici nelle remote vicende del basso Medioevo. Ancora oggi, più del 20% della popolazione parla correntemente una variante isolana del catalano. Medievali sono anche le viuzze del centro storico e i poderosi torrioni eretti di rimpetto al mare a difesa delle scorribande dei pirati saraceni. Le armi di difesa sono ancora oggi intatte e sembrano pronte contro chiunque attenti alla serenità delle case e delle chiese, prima fra tutte la cattedrale di Santa Maria Immacolata, eretta nel Cinquecento. Nei progetti iniziali, lo stile tardo-gotico era quello del modello delle cattedrali catalane. Ma l'estrema lentezza con cui procedeva la costruzione non giovò all'uniformità architettonica dell'opera. Al contrario, la chiesa di San Francesco punta tutto sulla semplicità e sulla mancanza di fronzoli ed orpelli, così come il magnifico chiostro annesso con il doppio ordine di portici. E poi ancora il vasto mare, con il porto a segnare il confine tra il mondo della terra e quello misterioso dell'acqua, patria delle barche, dei pesci e dei coralli. E proprio questi ultimi abbondano sulla costa di Alghero, tanto da meritarle il nome di Riviera del Corallo. Gianfranco è un cuoco talentuoso che ama il mare e la sua terra e non si è lasciato sfuggire l'occasione di una battuta di pesca per portare in cucina l'anemone di mare. L'anemone, come l'omonimo fiore di terra da cui prende il nome, è un polipo urticante che, come il corallo, appartiene al regno animale, pur sembrando un fiore. La piccola imbarcazione lascia il porto e raggiunge un poco più a largo la barca dalla quale i sub partono alla caccia. Già, perché gli anemoni di mare sono decisamente un affare per pescatori forniti di licenza appositamente regolamentata. Arrivati sul luogo di pesca, il sub si immerge alla ricerca del tesoro nascosto sotto il blu del mare. La regione Sardegna ha concesso solo 180 autorizzazioni a pescatori subacquei iscritti all'albo professionale. La pesca deve essere effettuata rigorosamente a mano, con l'impegno nel corso dell'anno di tutelare il ripopolamento della specie. Sopra il pelo dell'acqua, Gianfranco è pronto ad accogliere il pescatore, che affiora con le splendide creature. Lo chef ne conserverà alcune immerse in acqua marina, perché non si guastino nella rotta di ritorno verso la cucina.
Le orziadas sono una prelibatezza antica, con un posto d'onore nella gastronomia sarda, e hanno il pregio di unire due grandi valori: la delizia del gusto e la semplicità della preparazione. Tolti dall'acqua di mare, vengono passati in una panatura di farina di grano duro. Quindi immersi nel calore dell'olio di semi di girasole, adattissimo per una frittura croccante e dorata. Pochi istanti e gli anemoni sono pronti. Una fetta di limone e il sapore del mare è servito in tavola. Se l'anemone di mare pare un fiore, ma non lo è, c'è qualcosa che al contrario è proprio un fiore, ma non lo sembra. È il carciofo. I carciofi stanno finendo perché poi non ha piovuto tutto l'anno. Ascolta, adesso... mi serviva qualche cosa, devo fare delle triglie, qualcosa a segare tutto. Insomma. Sì, questi più bellini che ci sono li tagliamo perché poi il cuore è buono, tenero e saporito, viene fuori una cosa molto buona. Ecco qua. Il carciofo spinoso di Sardegna è un fiore all'occhiello dell'orticoltura sarda fin dai primi del Novecento e si distingue per essere particolarmente carnoso e croccante, oltre che profumatissimo. Sono piccolini perché è il periodo che non sta piovendo, altrimenti avrebbero avuto molta vigoria. Salvatore lo coltiva con passione e rifornisce regolarmente la cucina di Gianfranco. La pianta viene seminata nel mese di luglio, così da poter raccogliere tra ottobre ed aprile. La raccolta infatti non avviene in un solo momento, ma è scalare. Ogni pianta, in ogni stagione produttiva, darà dai 7 ai 12 fiori turgidi e puntuti, prima di arrivare ad esaurimento del proprio ciclo. A questo punto potrà essere estirpata di netto, oppure tagliata alla base, lasciando soltanto un piccolo germoglio, per il ciclo successivo. Per non farsi mancare nulla, sulla strada del ritorno, Gianfranco, che della natura di questi posti conosce ogni segreto, si ferma qualche istante a procurarsi del finocchietto selvatico. Quindi va direttamente all'orto del suo stesso ristorante per continuare la caccia a odori e piante aromatiche. La prescelta di oggi è il prezzemolo. E il prezzemolo non solo sarà utilizzato da Gianfranco in cucina, ma anche in pasticceria, come uno degli ingredienti di un tipico dolce sardo, le casadinas. A far rivivere questa antichissima tradizione è Patrizia, grande esperta di pasticceria tipica della Sardegna. Le casadinas rubano il nome al latino caseum, formaggio, il che ci dà un indizio circa uno degli altri ingredienti di queste tortine, la ricotta. Alla farina di semola sono stati aggiunti dello strutto e dell'acqua, prima di procedere all'impasto manuale. Il detto sei come il prezzemolo, per indicare qualcuno che spunta in ogni occasione, ha le sue buone ragioni, dal momento che questa piantina dal sapore così deciso si sposa con gli ingredienti più diversi. Quando ha finito di tritarlo, Patrizia inserisce nella planetaria la ricotta. Aggiunge dunque della farina, dei tuorli d'uovo, e per ultimo il trito di prezzemolo. Gli ingredienti del ripieno ci sono tutti. Bisogna solo lasciar loro il tempo di amalgamarsi, grazie alle carezze vigorose dell'impastatrice. Anche la stiratrice, quanto a carezze, non scherza. Tra le sue mani meccaniche,
Le palline di pasta divengono sfoglie dalla forma quasi rotonda. Ma quasi rotonda non può bastare, per cui Patrizia procede a ritagliare dei dischi perfetti e tutti uguali. Il resto viene da sé. C'è un involucro pronto e c'è un ripieno. Non resta che farli incontrare per dar vita a delle tortine ben richiuse. Per accoglierle come si deve, il forno deve essere a 175 gradi e la sveglia va caricata sui 40 minuti d'attesa. Ed ecco le casadinas al prezzemolo che avvolgono la pasticceria di un delizioso profumo dai mille aromi. Ciao, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Cosa abbiamo di bello oggi allora? Triglie di prima a buon prezzo. Merluzzi di prima, sempre delle suaci di prima. Belli questi pesce azzurro. Mentre divagavo tra forni, torte e pasticceria sarda, Gianfranco non è rimasto con le mani in mano. Incamerato il bottino di carciofi, finocchietto selvatico e prezzemolo, ha diretto i propri passi al mercato del pesce per accaparrarsi l'ultimo, fondamentale ingrediente per la prossima creazione. Oggi la scelta ricade su un vero classico della cucina mediterranea di mare, le triglie, pesce prelibato già amato nell'antichità per la squisitezza particolare delle sue carni. Prego, poi ci vediamo dopo. Grazie, ciao, bello, ciao, buona giornata. È decisamente tempo di ritirarsi tra i fornelli. Un piccolo incomodo ben noto a chi ama le triglie è di pulirle una ad una. Di questo si occuperà personalmente lo chef, lasciando a Fabio, il suo aiuto in cucina, l'onere di preparare le verdure a dovere. Quelle che comunemente chiamiamo le foglie del carciofo, la parte più succulenta, sono in realtà le brattee, ovvero dei prepetali carnosi che racchiudono e proteggono i petali veri e propri del fiore. Fabio mette a nudo il cuore d'ogni infiorescenza, levando le brattee più legnose e lo pulisce, per poi subito immergerlo in acqua arricchito di gambi di prezzemolo. È un piccolo segreto per non far annerire i carciofi. Quando le triglie sono pulite, Gianfranco vi aggiunge i cuori di carciofo. Quindi il finocchietto selvatico e il prezzemolo per arricchire la tavolozza degli aromi. Ed ancora sale, olio e pomodorini. Come in un sarcofago, la triglia viene avvolta in un cartoccio trasparente d'una speciale carta da forno, richiudendo il tutto con dell'apposito spago da cucina, che non prenderà fuoco alle alte temperature. Alte, ma non altissime, a dire il vero, visto che 160 gradi sono la soglia perfetta per la buona cottura del pesce nel tempo d'un quarto d'ora appena. Dicono che l'attesa di un piacere è un piacere essa stessa. In questo caso è vero due volte, dal momento che lo svelamento del capolavoro è doppio. Quando la triglia cotta esce dal forno, sono gli occhi a riempirsi di stupore. Ma quando il cartoccio viene sciolto, è l'olfatto a inebriarsi dei profumi meravigliosi che si alzano tra i vapori di cottura. Sono convinto che, a stomaco pieno,
tutte le memorie divengano più dolci e poetiche. E di memorie oggi io ne ho collezionate parecchie e di primissima qualità. La pesca subacquea ha dei deliziosi anemoni di mare. I carciofi di Salvatore, spinosi fuori ma meravigliosi dentro. Le casadinas sorprendenti, cucinate da Patrizia con il prezzemolo. E la gita al vivace mercato del pesce. Per non dimenticare, ovviamente, le magie compiute ai fornelli da Gianfranco per me. Ma più di ogni altra cosa, ora che è il momento di ripartire, porterò con me la bellezza abbagliante d'Alghero e il profumo indimenticabile del suo mare.